Grazie, buon Grazie, grazie, Matteo. pomeriggio. Allora, io sì, vi presento un progetto diciamo didattico che è il workshop of UNESCO. È un workshop che viene realizzato, un progetto della cattedra UNESCO dell'Università di Basilicata e che viene realizzato ogni anno e che ha come tema le narrazioni del paesaggio. Quindi ogni anno si sceglie una differente area da studiare, da analizzare e quindi si realizza questo workshop che è aperto a tutti gli studenti dell'Università di Basilicata e che prevede, diciamo, una parte più teorica, diciamo, multidisciplinare, quindi con seminari di docenti di antropologia, di geografia, di architettura, eccetera. E una parte più pratica, quindi un laboratorio cinematografico in cui gli studenti, possiamo dire, mettono a frutto, si appropriano dei temi sviluppati all'interno di questo workshop, realizzando dei piccoli, cortometraggi, con l'obiettivo appunto di fare anche pratica di narrazione del paesaggio. Negli ultimi 2 anni il tema del workshop è stato Matera. L'anno scorso le narrazioni di Matera dai primi del Novecento agli anni Sessanta e poi quest'anno, cioè l'anno accademico appena concluso, diciamo la sessione appena conclusa, le narrazioni di Matera dagli anni Sessanta ad oggi. Dal momento che ovviamente per via del Covid non è stato possibile, tra l'altro in questi ultimi 2 anni il workshop si è svolto completamente online e dal momento che non era possibile organizzare anche delle riprese su campo, abbiamo ragionato sull'utilizzo di materiale preesistente, quindi archivio, materiale diciamo, che si poteva recuperare sul web. Possiamo dire appunto una sorta di found footage e che ovviamente aveva un elemento di difficoltà in più per gli studenti, cioè quello appunto di partire da immagini già esistenti, quindi provare a costruire delle narrazioni a partire da quello che trovavano o in archivi o sul web e soprattutto per studenti che appunto non sono studenti di cinema e quindi che non hanno una competenza tecnica nella realizzazione dei cortometraggi. E però l'esperienza è stata molto interessante perché appunto i ragazzi si sono divertiti a cercare di costruire delle storie a partire da materiali che recuperavano. E abbiamo cercato di sperimentare anche differenti registri, quindi dal documentario alla finzione. Sia appunto magari ecco, nel caso del documentario, utilizzando magari materiale d'archivio, cercando di fare una ricostruzione più di tipo storica, ma anche invece fare operazioni più creative. Io infatti un piccolo corto che vi voglio far vedere che abbiamo sviluppato quest'anno ne abbiamo fatti quattro. Uno di questi è diciamo quello più creativo, nel senso che utilizza creativamente questo materiale, questi filmati. Con l'idea di raccontare una piccola utopia, la Matera, diciamo, del futuro. Perché quest'anno, appunto, parlando delle narrazioni di Matera fino ai giorni nostri, un argomento di studio è stato proprio il piano di gestione, che è un documento, diciamo, anche che è stato sviluppato qualche anno fa, anche in modo partecipato, e che appunto identifica nel paradigma ecologico il modello verso cui Matera dovrebbe tendere, visto che comincio ad avere anche dei problemi di gestione del flusso turistico e di pressione turistica. Ebbene, proprio a partire da questo tema, le due studentesse hanno cercato di sviluppare un piccolo racconto della Matera del futuro e quindi che vi faccio vedere. Vi chiedo solo poi di darmi un cenno se l'audio non si sente.
Ecco, appunto, quindi diciamo un'operazione di riutilizzo del materiale, di smontaggio e rimontaggio del materiale attraverso varie fonti. Quindi avete visto all'inizio la distruzione di Matera ad opera della pressione turistica, utilizzando appunto immagini di feste, immagini anche cinematografiche, il Vangelo secondo Matteo di Pasolini, e poi quindi l'inizio di una nuova umanità. Documentari e video che ci raccontano il Rumita, che è sono i riti arborei della Basilicata, quindi che si riappropria di Matera in una nuova dimensione, diciamo, di integrazione tra appunto uomo e natura. E le ultime immagini, ancora dal cinema, erano delle immagini di Wonder Woman, quindi era Matera, diciamo, come dire, modificata dagli effetti speciali del film. Grazie.